Benvenuti in un nuovo video, un video diverso dal solito ma molto calzante per il periodo. Siamo infatti molto vicini a Natale e io qui vi voglio dare degli spunti per dei regali, magari un po' fuori dalla norma, fuori dai soliti oggetti comprati last minute perché non si sa che cosa regalare, perché bisogna regalare per forza qualcosa. Queste sono delle idee evergreen, è anche per questo che faccio il video un po' in ritardo, perché manca pochissimo a Natale. Sono degli evergreen perché possono essere regalate sempre, durante tutto l'anno, quindi non solo il Natale, ma anche gli onomastici, i compleanni, festività ricorrenti, varie, e magari anche regali improvvisati, così perché volete sorprendere qualcuno a cui volete bene. Quindi questi sono i regali che farò io, non tutti ovviamente, però una buona parte, e sono tutti atti a sostenere gli artigiani o la microeconomia italiana, ma non solo, anche per l'ambiente, oppure per stare insieme a qualcuno a cui si vuole bene, quindi delle esperienze che leghino, che lasciano dei bei ricordi. Fatemi sapere che cosa ne pensate e soprattutto fatemi sapere se avete dei consigli anche voi. Lasciateli qui sotto nei commenti in modo che chi poi guarderà questo video potrà trovare qualche spunto in più e buona visione! Il primo regalo che mi sento di consigliarvi è un gingerlino. Loro sono degli artigiani, sono italiani e fanno questi bellissimi braccialetti, oggettini vari di decoro a tema montano, ma non solo, perché si stanno sbizzarrendo con un sacco di ottime idee. Questi in particolar modo sono con gli sci e i precedenti con la bella piccozza da montanaro. È un'idea molto carina per gli amanti della montagna, però vi consiglio di guardare il loro sito perché ci sono un sacco di idee in più. Io vi lascio i link di riferimento di tutte le cose che citerò qui sotto al video, quindi voi potrete tranquillamente spiarli ed eventualmente comprare qualcosina che fa al caso vostro. Usciamo dall'ambito montanaro sportivo per entrare nel montanaro più godereccio. Cosa fa Wildflower? Raccoglie erbe spontanee sull'altopiano di Asiago e le trasforma in somministrazioni culinarie oppure in cosmetici naturali. Mi piacciono entrambe le soluzioni. Questa diventerà una tisana, molto carina anche come si presenta. Questo sarà presto un liquore che berrò insieme ai miei amici. Mentre invece questi qua sono i cosmetici. La strega è una crema che va bene per i dolori post escursione, ad esempio. Hanno un profumo buonissimo ed un'ottima consistenza, mi piacciono assai. Come non citare il cioccolato più buono al mondo? Questo è fatto in Italia, nel Lazio, da Antica Norba. Ci sono mille soluzioni, loro sono carinissimi ed è un regalo molto bello che va a sostegno del cibo italiano. Li adoro, veramente consigliatissimo. Spostiamoci in ambito abbigliamento, anche tecnico se vogliamo. Questi vestiti sono fatti da una sarta italiana che si chiama, il brand diciamo che si chiama Rupe, io spero che si pronunci così perché non lo so con certezza, e sono bellissimi, sono variopinti e sono anche volendo fatti su misura. Lei è fantastica, super gentile, nel pacchettino ci mette sempre un pensierino in più, è molto, c'è una cura per i dettagli. Questa camicia poi ha fatto strage di cuori, ragazzi, io ve lo dico, piace sempre a tutti, e lei si è messa a fare anche delle mascherine, visto il periodo, che sono molto belle, molto di qualità, e questi sono i miei pantaloni preferiti, super elastici, molto comodi quando si va in giro, visto che io sono uno stambecchino, devo dire che mi trovo veramente bene. Fateci un pensierino perché la sartoria italiana è comunque un'eccellenza. Ci spostiamo un attimo dall'ambito regali artigianali italiani per entrare nel magico mondo dei giochi di società. Perché?
Perché si sta bene e si sta bene insieme, non si sta sempre attaccati al telefono, si fa conversazione e ci si sfida. È sempre bello un classico gioco di società da fare in famiglia o da fare con gli amici o da fare col fidanzato, mettetela come la volete, ma è sempre bello. Questi in particolare sono dei giochi, dei libri gioco, praticamente si decide da soli come andare avanti nella storia. Molto carini, Le case della follia sono i miei preferiti. Un'altra idea semplice ma di grande effetto sono questi pensierini fatti a mano, spesso sono dei disegni, dei bigliettini, magari con una dedica speciale, qualcosa che ha impiegato il vostro tempo per la realizzazione, quindi avete riservato del vostro tempo, che è il bene più prezioso che abbiamo, per qualcuno a cui vogliamo bene. Questo ci insegna che non bisogna per forza spendere tanti soldi per fare un regalo. A Natale si fa un pensiero, ovvero si pensa a qualcun altro. È un modo per ricordarsi di qualcuno e dirgli: ehi, ti voglio bene, ti penso. Quindi anche un messaggio di questo tipo può avere tanto valore per chi lo riceve. Un'altra idea che vi voglio dare è qualcosa di materiale, ma non proprio materiale. Avrete sentito parlare tutti quanti di Tridom, del regala un albero, adotta un albero a distanza. La piantumazione degli alberi è importantissima nel nostro pianeta a favore dell'ambiente. Ma per chi riceve il regalo è sì un bel messaggio, magari educa anche un po', però non dà proprio l'idea di un regalo. Invece io ho trovato BioFarm, un sito super interessante che va anche a sostegno dei nostri contadini italiani. Praticamente tu cosa fai? Adotti un albero, l'albero che vuoi, e scegli i chili di frutta che vuoi ti vengano recapitati a casa. Durante tutto l'anno tu saprai come sta il tuo albero, sceglierai la posizione, gli darai il tuo nome, sceglierai anche la regione, tutto quello che vuoi. Poi, quando sarà il momento della raccolta, ti arriverà la frutta fresca a casa e tu saprai che starai comprando direttamente da quel contadino. È una cosa bellissima, fa bene all'ambiente e io spero che mio papà non guardi questo video perché gli ho fatto questo regalo. Andiamo avanti sull'onda dei regali non materiali, più esperienziali se vogliamo, perché ne ho altri 4 in serbo. Allora, partiamo dalla prima idea che a me piace tutto l'anno e forse soprattutto nei periodi estivi. Perché no concedersi una notte sotto le stelle? Si può fare in tantissimi modi, con la tenda o fuori da una baita, ma la cosa carina è accompagnare questa persona all'interno di una visita guidata in un osservatorio. Ne abbiamo tantissimi in tutta Italia, si va lì la sera e si guardano le stelle. Senza contare il fatto che di solito sono in una posizione privilegiata e si ha già di per sé una vista stupenda attorno. Ma essere lì, guardare con questi microscopi enormi le stelle, i pianeti, il nostro cielo, è emozionante e insegna anche qualcosa, ci fa sentire parte di un qualcosa di più grande. Quindi io sotto in info box comunque vi lascio tutti i riferimenti dei regali che sto citando e vi metto anche un'idea di uno o due osservatori. Però comunque va da sé che scrivendo su Google ne potete trovare tantissimi anche più vicini a casa vostra. È un'idea carina, il guardare le stelle magari con una persona a cui si vuole tanto bene o perché no la famiglia, i bambini. Un altro evergreen è la ciaspolata, quindi la camminata sulla neve partendo dal punto A per arrivare al punto B, che sarà il rifugio di montagna che fa tanto buon cibo e che è in un posto spettacolare. Partire con qualcuno, arrivare in questo posto, comprargli magari, regalargli una cena, un pranzo, ha qualcosa di speciale. Adesso il periodo è un po' così a causa del Covid, ma pensateci per i prossimi anni, per le prossime occasioni, perché è qualcosa di molto emozionante, soprattutto per chi non l'ha mai fatto. Camminare in un paesaggio innevato, quasi fiabesco, giocare con la neve, sentirsi liberi e tornare bambini e poi la magnata, ragazzi, la magnata, perché se scegliete un buon posto vi mettete d'accordo con il gestore, vi fa un pranzettino ad hoc o perché no una cena e poi si torna indietro con una fiaccola, con una torcia frontale. È un pensiero bellissimo. Se poi unite la ciaspolata su neve, il cibo e la notte sotto le stelle, è qualcosa che secondo me non ha proprio prezzo. Questa è un'altra idea da fare a qualcuno a cui si vuole bene, ma non si sa mai che cosa regalargli perché hanno interessi specifici che voi non conoscete e non so che cosa gli può piacere. Ecco, questa è una cosa che secondo me denota proprio affetto. Mi spiego meglio.
Mi è capitato quest'anno, a causa del Covid, di iscrivermi a tanti corsi perché ho detto non posso farmi abbattere da questa situazione, sono costretta a stare ferma, cerco di apprendere delle conoscenze che posso portarmi dentro anche quando tutta questa situazione sarà passata. Quindi cerco di volgere questa situazione a un'evoluzione. Bene, e allora poi ho pensato, perché non fare la stessa cosa con qualcuno a cui voglio bene? Se io so che quella persona ha un interesse specifico, è ovvio che io mi devo informare per capire se ci sono in giro dei corsi di formazione o di approfondimento interessanti da regalargli. Magari possiamo anche farlo insieme poi quel corso. Io qui sotto vi lascio un esempio. Tra l'altro io parteciperò e c'è anche un codice sconto molto interessante. Però non voglio parlare di corsi specifici perché ce ne sono per qualsiasi interesse, per qualsiasi tematica, bisogna solo avere la voglia di informarsi. Imparare, studiare, apprendere nuove nozioni è qualcosa di bellissimo, che vale sempre, che ci si porta dietro tutta la vita e permette una crescita interiore notevole e non è affatto qualcosa di scontato. Non vuol dire per forza fare un corso seduti alla scrivania da seguire online o un corso fisico, un corso dove ci si reca da un'altra parte, quindi con un dispendio notevole di energie, tempo e denaro. Potrebbe anche essere un audiolibro, un libro appunto, un corso interattivo di questo genere e quindi anche, come dire, scambiabile con altre persone, quindi si può fare un gruppetto di studio, un gruppetto di amici che ci si ritrova e si impara qualcosa di nuovo insieme. Non bisogna sempre fare le stesse cose, ogni tanto ci si può concedere anche qualcosa di diverso, fermarsi un attimo e reinventarsi, almeno io la vedo così. L'ultimo regalo non materiale che mi sento di consigliarvi per quest'anno è l'abbonamento al FAI, Fondo Ambiente Italiano. Che cosa vuol dire? Che facendo la tessera si va a sostegno di tutti i beni artistici distribuiti nella nostra bella Italia. Sono veramente tanti e si può andare insieme a qualcuno a cui si tiene in particolar modo per visitarli tutti. Il FAI fa le giornate FAI, quindi dove apre questi siti a tutti quanti, però tesserandosi ci si può andare quando si vuole e in più si dà proprio un sostegno economico per preservare queste bellezze dal valore veramente inestimabile. Pensateci. Spero che questo video vi sia piaciuto, che abbiate trovato qualche spunto. Ci tengo, fatemelo sapere nei commenti se avete trovato qualcosa che fa il caso vostro o comunque vi ricordo di consigliare qualcosa a vostra volta. Ma non solo, guardate il box informazioni sotto al video per tutti i link di riferimento, i nomi precisi e per non perdervi quello che poi io vi sto dicendo, per andarvi a trovare le informazioni se c'è qualcosa che vi garba, che vi attrae. Io vi auguro di passare veramente delle ottime feste perché il 2020 è stato un anno tragico, questo Natale sarà certamente atipico, però non vuol dire che non potremo passarlo bene. Quindi sta a noi, cioè la felicità ce la dobbiamo creare noi, non dipende da condizioni esterne, se noi vogliamo star bene staremo bene sempre e comunque. Vi abbraccio, buoni pasti a tutti, ciao!